10 milioni di abitanti, la seconda città del mondo. Il nome di Shanghai rievoca il delitto, la droga, la corruzione. Ma se Pechino è la capitale della purezza rivoluzionaria, Shanghai è la città della lotta e della trasformazione più evidenti. Nello spazio di una sola generazione, Shanghai ha cambiato profondamente volto. Thank you.
le case degli imperi economici occidentali, che qui avevano le loro concessioni e i loro quartieri generali, sono oggi uffici pubblici. Gli ex schiavi sono diventati una sterminata classe operaia che ha fatto da protagonista nelle rivoluzioni cinesi di questo mezzo secolo. In questa casetta di mattoni al numero 108 della via Wanse è cominciata la storia della Cina comunista. Il 1 luglio del 1921, una spia, forse mandata dalla polizia francese, entrò in questo ingresso secondario, attraversò questo cortile percorse questo corridoio. Poi si affacciò in una stanza nuda e ormai vuota. Gli uomini che vi erano riuniti erano appena fuggiti. Quegli uomini erano 12 e quel giorno avevano aperto in quella stanza il primo congresso del Partito Comunista Cinese. Tutto è rimasto com'era: la tavola, la teiera, le tazze di porcellana. Per finire quella riunione interrotta, dovettero rifugiarsi su una barca e navigare fino a un lago lontano. Di quei 12 uomini, solo Mao ha resistito alle burrasche della storia. Gli altri sono morti o sono ricordati come traditori. In questo quartiere operaio di Shanghai è conservato un insolito cimelio del passato, come un museo degli orrori dell'epoca coloniale. Sono le capanne di fango e di paglia che la gente abitava a milioni fino a un quarto di secolo fa. Durante la guerra con il Giappone,
La gente beveva l'acqua piovana raccolta nelle buche scavate dalle bombe. Vicino all'antico giardino del mandarino Yu, su un laghetto nel cuore vecchio di Shanghai, dove pochi decenni fa nessun occidentale poteva entrare senza rischiare la vita, c'è un elegante padiglione. È una casa da tè riservata ai vecchi, ai pensionati dello Stato e alle loro famiglie. È un'atmosfera strana di nostalgia e di allegria insieme, di ricordi del passato e di fedeltà al presente. Yeah.
Thank you.
L'immensa periferia industriale di Shanghai non è nata oggi. In un certo senso, la città è industrializzata da molti decenni. I suoi prodotti vanno in tutta la Cina, ma le industrie sono spesso poco più che grandi capannoni artigianali montate in fretta. Anche questa raffineria, la maggiore della città, è una fabbrica povera, fatta con materiali quasi di scarto. Il fiume che attraversa Shanghai si chiama Huangpo. È popolato di giunche e di grandi navi da carico che vengono da tutto il mondo. Il traffico di questo immenso porto fluviale è ancora maggiore verso l'interno della stessa Cina, lungo la città raggiunte dai corsi d'acqua, che verso il mondo esterno. Shanghai lavora e produce per la Cina. Un tempo era esattamente il contrario, quando su queste sponde non c'era che un povero villaggio di pescatori. Shanghai fu letteralmente inventata come città dal capitale straniero nel secolo scorso. Questa è una nave da guerra cinese. L'abbiamo filmata di nascosto, vincendo un divieto, ma non crediamo di aver violato alcun segreto militare.
Più avanti il fiume s'allarga e non è raro vedere i bufali che pascolano sulle rive. Il fiume Huangpo non si getta nel mare, come sembra, ma in un altro fiume, lo sconfinato Yangtze Kiang, largo come un oceano. Una linea di colore è il confine fra le due acque, che poi insieme proseguono verso il mare, ancora lontano. Ci sono molte fabbriche lungo le rive. Gli operai lavorano 8 ore al giorno. Camion e autobus della fabbrica provvedono al loro trasporto.
La Cina apre le sue porte, ma è ancora un mondo remoto e in gran parte sconosciuto. Abbiamo potuto gettare qui poco più che uno sguardo. C'è un detto dell'antica Cina: puoi disegnare la pelle di una tigre, non le sue ossa. Puoi disegnare il viso di un uomo, ma non il suo cuore.
Thank you.